From crescent to full, watch her grow in power as she waxes and wanes through the starry hour. Her glow illuminates the night, chasing shadows away. She casts on the ocean, reflecting on the bay. The moon's a mystery, a beacon in the black, a celestial companion as she makes a daily track. She lights our way at night when stars start their descent. Fear the Roman lunatic, revered far and wide, her pull is a song felt by our inner chords. As she calls the tides, they rise from ocean floor. She's a teller of stories, whispered in our dreams, a guardian angel with silver leaves. Through folklore and myth, she guides us through the night. With a faithful eye, we take flight, we take flight. Ragazzi, buonasera, ben arrivati in live, raga, buonasera. Eccoci qua, ragazzi, buonasera a tutti voi, come state? Buonasera Thomas, Grey Fox, Paolo, Giuseppe, Jonathan, Thomas,
Sì, ti ho salutato due volte. Ciao Cristian, Fede, Momotta, Giova, Magazzini, Matt, Sam, Angelo, Davide, buonasera. Devo sistemare meglio la webcam. Anzi, devo spostare un po' di tutto. Devo spostare la web che si trova in un punto dove copre qualcosina. Quindi la web la mettiamo all'incirca qua. E sposto un po' più in basso la telecamera. Vediamo un po' meglio, decisamente meglio. Allora, quando porti State Agent, non lo so, Joe, non è che mi piace tantissimo, anzi, a dire la verità non so più che fare in quel gioco, un altro po'. Buonasera Cosimo, Matteo, Davide, Goku, Only Frank. Ecco, la canzone mia c'è. Ciao Gabri, allora, che dobbiamo fare qua, va? Ma che è notte? Mi sa che non dovevo dormire. O avevamo già dormito? No, avevamo. Sì, Nick si mette al volante e ci sto già, effettivamente. No, l'estate dell'Alaska, veramente. Che ho fatto oggi? Ma niente, niente di speciale. Ciao, Gabri. Niente, là, che facciamo? Dobbiamo viaggiare? Non lo so io. Dobbiamo trovare un lavoro, mi sa. Ti mando una mail. In che senso devo mandare una mail? Scusa. Allora, vediamo un po' che lavori ci stanno qua. Cominciamo subito. Questo paga parecchio. Interessante. Come caspita lo vado a fare sto lavoro? Non si capisce. Ah, ok. Ok, l'ho segnato. Vediamo. Come si chiama l'azienda? Buh. Non ne ho la più pallida idea. No, questo. Ok, siamo pronti a partire. Che ho mangiato? Petto di pollo. Ti sei mangiato le patatine prima, Thomas? Beato te. Allora, andiamo a prendere il carico, raga. Andiamo a prendere questo lavoro. Ancora abbiamo pochi soldi. Non possiamo purtroppo neanche cambiare camion. Possiamo fare molto, abbiamo pochi soldi. Aspetta, dov'è l'uscita? Oh? Dov'è il buco? Ciao Enrico. Sei senza voce, Thomas? Ah, mi spiace. Io spero di arrivare a fine live con un po' ancora di voce invece, Thomas. Oh, Angelone, tre live di fila ti sei guardato. Ti ringrazio, Angelo. Aspetta, che c'è sta una stazione di servizio qua? C'è una stazione di servizio proprio dove all'incirca devo prendere il carico io. Anche se a dire la verità non ho capito dov'è che devo prendere il carico io. Ah, ok, devo prendere... Ah, ho capito dove devo prendere il carico, va bene. Oggi hai abbattuto una pianta con la motosega su farming. Ah, ok. Dobbiamo fare carburante. Ho paura che potrebbe non bastarmi perché il viaggio è lungo. Nella vita vera. Hai scritto come su farming. Io ok. Avevo letto male. Ciao Enrico. Buonasera vecchi, dai, tutto bene. Che gioco è? Alaska Road Truckers. Una specie di euro. Più che altro American. Simile ad American Truck, però. Si può anche scendere dal camion. Si può insomma fare anche qualche piccola riparazione al mezzo manualmente. Mettere le catene, andare dentro diciamo, tipo le stazioni di servizio a fare acquisti. Diciamo è un po' più simulativo in confronto ai vari Euro Truck ed American Truck. Io non ho mai guidato l'ape, no. Ciao Caterina. Ciao Giovi. Aspetta, il carburante, caspita, è là. E vabbè, lo pigliamo col carico poi, va. Ci andiamo poi quando c'ho il carico, va.
Ammazza che lag. Ma non mi ricorderò mai che ti chiami Danny. Comunque buonasera a te, Danny. Sei tornato su Twitch, Fede? Tornato all'ovile, si potrebbe dire. Allora, vediamo un po' dove sto tizio. Devo trovare il capo qua. Vediamo, da qualche parte ci deve essere il capo. Non lo so quando porto State Agent. Non lo so, non è che mi fa impazzire moltissimo. Ti mancavo, Cosimo. Non lo so, raga, vediamo comunque. Oh, oh, ecco dov'è. Guarda dove sta, è là. Allora, spegni i fari che si scarica la batteria. Farming in live non lo so, però ora lo so. Cioè, comunque di mancare non manca. Su YouTube faccio i video, mi basta. Mi basta anche quello. Ciao Crash, buonasera. Signorina, che fa? Guarda, già che porto il carico, porto pure a te. Allora, 4.000 euro, dollari, questo voglio. Ok, lavoro accettato. Eccolo là, andiamo a prendere il carico. Che gioco è? Una specie di American Truck, similare. Però da un certo punto di vista mi piace di più questo. Ma dai, Danny. Eh sì, Nicola, sì, perché no? No, nel gioco non ho molti soldi, un 20.000 dollari forse. Mica tanti. Sono storto. Perché sto caspita di tizio non si affaccia fuori dal finestrino. Perfetto. Va bene così. Allora, adori tagliare la legna, Christian? Esiste un gioco simile a State Agent, ma non ti ricordi il titolo. Sì, l'ho portato, fa schifo, se è quello che penso io. Forse che si chiama Real Estate Agent, quello che dici tu. Puoi scaricare... Come? Puoi già... Ah, me ne sono dimenticato, Goku. Ma scusa, perché non mi fa... Ah sì, lock. Ok, mi fai fare sto coso? Ok, perfetto. Come si chiama il personaggio? Buh, non lo so. Lo chiamiamo Giacomino. Ciao Alberto. Non lo so. Secondo te era meglio Farming 19? No, secondo me era meglio quando Farming usciva ogni 2 anni. Già quello era buono. Ora giocare a Farming 3 anni di fila. Insomma, vorremmo più spesso vedere innovazioni, va. Io ero contento quando Farming usciva un anno sì, un anno no. Almeno, diciamo, era bello vedere un po' di innovazione, no? Adesso invece bisogna aspettare 3 anni se tutto va bene, no? Ogni volta. Dai che è venerdì. Lo so che è venerdì. Lo so. Allora, ok, partiamo, il carico ce l'abbiamo. Addirittura Christian, beh, buono, dai. Inizia il viaggio, raga. Ho preso un bel viaggetto da 4.000 dollari. Dobbiamo un attimino fare carburante, però. Perché ce n'è poco. Cioè, poco no, c'è mezzo serbatoio. Ah, ho mangiato petto di pollo.
Yeah, terzo giorno di fila. Yeah. Il pollo con me non ha vita facile. Anzi, non ha vita lunga. Ma te sei, Monique, io mercoledì ho tagliato a mano le ferre. Che caspita sono le ferre? Devo andare dritto, vado a fare carburante invece che a destra. Ciao Zimu, Walter, buonasera. Zimu e Walter. Così così. Ah, è verde. Oh, ma non ci avevo mica fatto caso. Domani sera ti vedi la WWE? Ok, Cosimo. Ciao Marco. Devo suonare il clacson? Ok, fatto. Allora, boom. Fermo qua. Spegni i fari, spegni motore. Scendiamo. Allora, voglio il pieno, eh. Ok, allora. Già fatto, porca miseria, velocissimo. Ho pagato $300, ma ho fatto il pieno? Oggi su Farming hai preso i cavalli. I cavalli, la trincia più grande. E ti sei pagato il debito. Ammazza Thomas. Ok, ho fatto il pieno, va bene. Però prima di partire potrei fare altri acquisti. Allora, dunque, ci abbiamo $28,000. Comunque, prima di partire vediamo cosa c'è in vendita. Che fai, mi compra la birra? La birra è in offerta. Potrei comprarmi la birra. Sì, mi imbriaco mentre che vado in giro. Oe, Mr. Croma, buonasera. Buonasera, Nick 3. Buonasera, ti ringrazio. Grazie mille, Mr. Croma. Ciao, Emanuele. Ti piace il mio accento siciliano? Mi fa piacere. Ciao Cristina, buonasera, tutto bene? Ant, buonasera anche a te, ben arrivati ragazzi e ragazze. Dov'è la birra? Mi voglio ubriacare mentre che guido. Dov'è? Dove l'avete messa la birra, porca miseria? Che è sto tizio qua? Sono job manager, pare mi ti caccio, pare. No, scherzo. Niente. Vendete la pizza? Hot pizza. E dammi sta pizza, va, che mamma magno, va. Ok, mi mangio una bella pizza poi, va. La metto nel congelatore. Anzi, mi compro 3 pizze e le metto nel congelatore. Vabbè, basta, niente birra. Niente birra, 3 pizze ho comprato. Io ho tutti i prof siciliani, ma sono del Friuli. E io invece... E non lo so, quasi emigrano tutti. Dal nord al sud, sud-nord. Non se ne capisci più, non se ne capisci più. Allora, Beef Stev Vumreb. Metti questo qua, questo qua, questo qua, questo qua, questo qua. Pizza, pizza, pizza. Dopo mi mangio una bella pizza. Allora, dica un po'. Ci sta niente. So pieno di cibo, guarda. Non so più dove ficcarlo sto cibo. Vabbè, andiamo, guidiamo, va. Partiamo, dopo ci mangiamo una bella pizza. Cos'è sto coso? No, non voglio uscire, pensavo che era qualcos'altro. Buonasera Asia. Buonasera Giadi. Ok, partiamo, va, basta, ci stiamo cincillando in chiacchiere, come i cincilla. Partiamo. Da che parte si esce qua, boh? Se muori nel gioco non è ancora capitato. Non lo so che succede. Ciao Antonio, ciao Francie.
Grazie Matt. Sam. Ah, Christian, no, qualche mappa carina, però sta uscendo su farming. 50 mesi. Oh, caspita, vista croma. Ti ringrazio, sono veramente tantissimi mesi. L'ho letto solo mo. Era un attimo pensieroso qua. Ho tutte quelle ste cose da fa. Consegna intere le finestre. Magazzini, perché pensi che le spacco strada facendo? Non ti fidi? Che gioco è questo, Asia? Una specie di American Truck, ma un po' diverso, alternativo. Dove vado di bello, Cristina? Sinceramente non ne ho la più pallida idea. Aspetta. Allora, stiamo andando. No, caspita, ho sbagliato. Ora non lo so più dove sto andando. Ah, ok, ok. Caspiterina, dove stiamo andando? Stiamo andando a Fairbanks. Non so, esiste veramente un posto che si chiama Fairbanks? Probabile. Mi che ti ricordi quello che ti è venuto addosso? È uno sporcaccione quel tizio, Christian. Buonasera Simone. Buonasera Nazario. Bravo bevi che cacchio. Di una parola in siciliano, ma io non so ciò che ti accontare stasera in bare. Allora, buonasera Nick, da me e mio figlio Christian. Buonasera Marco, buonasera Christian. Si viaggia, si viaggia. Quando riporto supermarket? Non lo so, mo vediamo. Buonasera Pietro, Simone. Buonasera Francesco. Buonasera Fonsine. A proposito, gente che fa incidenti, sto gioco è pericoloso qua per gli incidenti. Domani mattina che porto? Di mattina niente. Le live di Farming 22, Marco, non lo so, già faccio i video, mi piace la sera fare una cosa diversa da Farming di solito. Comunque diciamo, Farming non manca mai, no? Un video al giorno è sempre praticamente garantito. Almeno quando vado in live, alle volte mi piace fare una cosa un pochino diversa, va, per svagare. La voce... no, non c'è Cosimo. Fonsine da Alfonso. Fonsi. Oggi questo giochi, esattamente. Ciao, sono io, dite che mi sono riguardato la serie di Farming, che sono quello che guardato. Grande Nicola, buona visione. Antonio, non mi piace fare live sulle serie di Farming, perché poi magari c'è gente che si confonde e a me piace portare un gioco, diciamo, o quasi solo, o solo in live o solo a video, va. Oppure magari un gioco a video non mi convince molto e me lo porto in live. Però in genere cerco di separare video e live. Non vorrei dare confusione alle persone. Mi piace che, insomma, cioè io porto un gioco, lo porto in live solo se comincio a pensare che a video siamo arrivati alla frutta, siamo arrivati quasi che non so più che fa. Va bene Christian. Ma fate chiudere il tappo? Gianluca, buonasera, niente di importante Gianluca, siamo appena partiti. Grazie giochi. Che fine ha fatto Bianca? Ma quella più che altro funzionava solo su Euro Truck. Bevi vino, no. In estate è meglio la birra. Più bella, fredda, fresca, fredda, fresca, la stessa cosa alla fine. Tanto ragazzi, il bello di questo gioco arriva dopo, quando arriverà l'inverno, la neve, il ghiaccio, si scivola. Ah, poi diventa la parte bella qui nel gioco. Ancora è tutto facile. Va bene Tommy, ciao a te.
blind, can't see, I'm a lyricist. Weaving words like a spell in the underground. Let a real stories dwell, got the fire in my soul. Burning bright, igniting the might, bringing heat, taking flight. What? It's a journey through the verses, every line, a mile on this road of life. Facing challenges with a smile. The beats in my heart sing with the street. In this concrete jungle, find my own beat. I hustle with my words, grind with my rhymes in the city of dreams. Where stars always shine, every setback, every fall. Just a setup for the rise in the rap game. In the rhythm of the city, where the heart beats loud. I stand tall, face the crowd. No, nessuno mi è venuto addosso nella realtà, almeno per fortuna no. Nel gioco, Gioma, nel gioco. Buonasera Giuseppe, no, non ne bevo birra, cioè nel gioco non ne ho, nella realtà non ne ho neanche. Ok Gabri, buonasera a te Gabri, buonasera Roberta. Hai provato l'Albania su Eurotrack? Sì, certo, fatto, finito. Tutte le città ci siamo già girate. Il gioco lagga, purtroppo sì. Boh, poi non lo so, magari in futuro quando avrò il famoso processore nuovo, chissà, magari di meno. Non lo so. Gioma, si parlava del gioco, Gioma, nel gioco. Ciao Peppino! Buonasera Peppino! A proposito, aspettate un attimo che qua sta dannata webcam, non so dove ficcarla. Perché copre sempre qualcosa. La famo più piccolina. Forse la metto qua. E dai, fatti posizionare un po'. Ok, così copre la vita. Vabbè, uguale, dai. Tanto quando devo mangiare, mangiamo. Ah, io se ogni tanto bevo birra. Sì, ogni tanto. Domani lo porto, non lo so domani che porto. Madonna, no, Eurotrack domani no. Se oggi uso il volante non lo uso domani, mi riposo col volante. Sì, purtroppo la ghicchia un po' il gioco, raga, è uno dei suoi difetti. Dov'è la tua casa? Da qualche parte in Sicilia, Diego. Oggi ti sei lasciato Calogero, mi spiace Calogero. Comunque ben arrivato in live Calogero. Una persa mille trovate, dai. Buonasera a te Mauro. In alto a centro secondo te? Oddio, che fa questo? Wow. È una criminale! Mi ha fatto picchiare un infarto! Io ho causato un incidente! Con chi? Dove? Quando? Io ho causato un incidente! Ma che se sono bevuti? Vino? Ma dai! Ma? Io ho causato un incidente! Io veramente mi sono fermato perché... ne ho scansato uno di incidente già, ma pazienza, va. Ciao Joe Farmer, scusami Joe, buonasera Frank, buonasera Antonino. Io voglio dei figli, boh, chi lo sa, si vedrà. Buonasera Mauro, come faccio a farmi una foto con te? Me devi beccare in giro, no? Madonna come lagga, mo lo picchio sto gioco. Buonasera Sebran. Purtroppo sto gioco c'ha i suoi difetti. È un bel gioco, però questo gioco c'ha il difetto più grande, che ci stanno incidenti fantasma. E soprattutto lagga. Ogni tanto sti lag fastidiosi. E graficamente è un po' datato, però per il resto è un gran bel gioco. Purtroppo Giovi. E qua c'abbiamo una canzone cattiva c'abbiamo. E che ne so, Francesco, perché non arrivano le notifiche? Oggi
Oggi addirittura YouTube mi ha fatto fare un sondaggio a me. Ciao Frenzy, oggi. Oddio, un altro! Che cazzo guidano in sto paese? Sì, ho visto, Frank. Oggi YouTube mi ha fatto fare un sondaggio. YouTube oggi mi ha fatto fare un sondaggio dove praticamente c'erano un mucchio di domande. Praticamente comunque io gli ho scritto: sistemate il problema che ci stanno i bot. Gli ho detto nel sondaggio: sistemate un po' i bot, perché ogni video ci stanno bot che col culo di fuori che scrivono. Poi che gli ho detto più? Ah, gli ho detto anche: porca miseria, nelle live se cortesemente mettete roba tipo come su Twitch. Io ho proprio detto, gli ho scritto proprio a quelli di YouTube: come su Twitch, mettete le estensioni, no? Mettete che chi si abbona non ha la pubblicità. Io gli ho scritto queste cose. Mi pare giusto farlo. Comunque, arrivato a un certo punto, YouTube mi mette una cosa che lì ti fa capire come YouTube si sta cagando in mano, mi sa. Cioè, YouTube arrivato a un certo punto mi mette: pensi per caso a breve di fare meno video? Oppure pensi per caso a breve di smettere totalmente di fare video? Cioè, praticamente allora vi state cagando in mano, scusa, perché mi fate sta domanda? Vuol dire che sapete che le cose non stanno andando poi così bene. Il nome... Buonasera Filippo! Ma quelle cose uno gliele deve dire, belle. Uno le cose... Anzi, veramente gli volevo anche dire: sti caspita di shorts, buttateli nel cesso. Che a dire la verità c'era una cosa simile. Difatti c'era anche nel sondaggio: pensi di fare shorts? Gli ho messo: ne dubito altamente. Proprio gli ho risposto: ne dubito altamente che farò shorts. Ho capito, Asia, ti ho capito, ma l'hai detto già ieri. Insomma, ma i Famic 17. Oddio, aspetta, devo girare a sinistra. Madonna, ma sto lag mi ha rotto le palpebre. E pazienza, c'è sempre lag. Allora, ma perché stai laggando, ah? Qual è il problema? Mo spieghi. Utilizzo CPU 80%. Ecco, quello potrebbe spiegare parecchie cose. Quello potrebbe essere uno dei motivi. Diciamo che sto gioco è massacrante. Non ancora, Filippo, me ne sono dimenticato. Sì, ho fatto qualche piccolo shorts, giochi, ma roba pochissimi. C'è gente che fa shorts dalla mattina alla sera, è ben diverso. Io ho fatto giusto qualche shorts così, a perdita di tempo. Cioè, vuoi paragonare gli shorts che ho fatto io con i video? Io ho fatto... Fino a oggi ho fatto quasi 9000 video. Shorts ne avrò fatti neanche 10. Cioè, non si può mica paragonare... Insomma, non si può paragonare. Domani cosa? No, farmi... No, Diego è vecchio, farmi 17. Oh, The Black, tutto bene, buonasera a te. Ma ha smesso di piovere, che non... Oddio, un altro pazzo. No, non ha smesso di piovere. Oh, ma io mi devo spaventare ogni curva? Grazie, giochi. Buonasera, Jumpy! Ben arrivato, Jumpy. E dai, sì, laggamo. Madonna, proprio bot di lag quelle, proprio. Sì, ce le stiamo godendo tutte. No, questo gioco non è multi, mi pare. Devo dire pazzo criminale. Sì, beh, poi qualcuno pensa che stiamo a parlare di un altro pazzo. Forse si abbassa un po' la qualità grafica. Sto gioco è fatto col di dietro del macaco, quindi... Quindi essendo stato fatto col di dietro del macaco... Potrebbe essere il caso che magari gli diamo una sistemata. 60 fps dovrebbe essere più che sufficiente alla fine. Non è che devo giocare chissà come io. È tutto messo su Epic. Ah sì, Gemini, ecco. Vabbè sì, ovviamente l'avranno mandato a parecchi. Vediamo se mo è un po' più fluido sto gioco.
Non è che è cambiato molto, però non è cambiato un figo secco. Oh, buonasera Roberto. Buonasera Jack. Che microfono tengo? Rode Podcaster. Dov'è Poddy? Non lo so, raga. Nick, vai contro mano nelle curve, così le macchine le piglio meglio. Buonasera Mario. Già in sto gioco sono le macchine che vanno contro mano. Ci manca... Sì, giustamente, se le macchine vanno contro mano e io vado contro mano, tecnicamente non ci scontriamo. Ah sì, Filippo, e lagga pure a te così? Scatta pure a te così? Cioè, proprio ci sono momenti che scende a 30 frame. Mannaggia. Miata, mi sa che qui più che altro il problema è il processore, non la scheda video. Ciao Cecchino. Bella Diego. Ah, scusa, ho sbagliato Diego. Esatto Mario, sì, sono le auto che vanno contro mano. Io quasi quasi a questo lo supero, va. Ma tu c'hai un i9 24 core, ammazza. Io c'ho Ryzen 9 3900X 12 core 24 thread. E poi c'ho la 4080. Però purtroppo il processore non sfrutta a dovere la 4080. Cecchino, sto andando a Fairbanks, si chiama la città. Fairbanks International. All'aeroporto. Farming 24 non esiste Asia, c'è Farming 23 per telefono. Mia sorella, tua sorella mi odia. Perché guardi, ah, ho capito. E vabbè, ti vai a mangiare la pizza, beato te Cosimo. Come mai stasera siamo pochi? Che caspita ne so io. Ci sarà qualche partita anche stasera? Non lo so, raga, perché siamo pochi, Ma che devo portare? Porto... Non lo so io. Oh, Moreno! Un nuovo Eurotruck. Non è proprio nuovo, anzi. Però non è male. Peccato che un po' scatta. Ben arrivato. Tu sei di Sciacca, ma se qualche giorno vengo a Catania voglio conoscerti... Hai 6 anni tu, Diego, seriamente? Grande Christian. Buonasera anche a un altro Christian. Dunque, ah, buono Filippo. No, io c'ho DDR4. Finisco alle 23. Oddio, devo andare dritto, vero? Sì, Simone. Non te lo so dire, Simone, vedremo, perché è capace che tra un po' Ark, invece di portarlo a video, può essere che me lo porto in live, visto che, insomma, il video è un po' più lentuccio, quindi non lo so, vedremo. Secondo te quando fanno un nuovo Eurotruck? Boh, che ne so. Ho capito, giochi. Lazio Salernitana, ma non mi pare niente di eccezionale, no? Ho capito Diego. Non
Ma che siamo di calata siamo, insomma, in discesa. Ma come va veloce? 60 miglia orarie. Madonna, un altro che l'ho visto sbandare. Tutto bene, Moreno? Tutto ok. La beta, Filippo, sta scaricando? Io me ne sono dimenticato ancora una volta. E a quanto pare, Nicola. Anche questo mi sa che è svolta a destra. Ok. Mi spedisce la pizza, Cristian? Ma no, ma la faccio da solo. Allora, è ancora in teoria, Gioma? Ah, ok, magazzini. Io me ne sono ancora una volta dimenticato, magazzini. Effettivamente, se mi ricordo, ci dovrei fare il video domani. Che me ne scorro, me ne dimentico sempre, mannaggia. Ah, prima o poi ci arriviamo, Mario. Allora, tutta l'interfaccia cambiata. Sì, ma pure io ho notato che Eurotrack è un po' diverso. Non riesco più a comprare i mezzi. Ah, va bene, Moreno. Se lo porti vai in Scandinavia, che hanno messo un circuito di prova dello Scania. A ricordarmelo, Frank. Sì, il traffico mette paura in questo gioco. Il traffico in questo gioco mi spaventa. Ogni curva ho paura di uno che sbanda. Buonasera, Fagadov. Poi c'è sto piccolo problema che scatta, ahimè. A proposito, ma noi ci dobbiamo mangiare la pizza ancora. Nel gioco ci dobbiamo mangiare una bella pizza, raga. Ma vediamo se trovo una zona di sosta, ci fermiamo, cuciniamo la pizza, mangiamo e ripartiamo. Piove? No, mi sa che non può. No, effettivamente ha smesso da un pezzo, guarda. Va bene, Cristian. Sì, certo che c'è il giorno. No, Serena, mai giocato. Non ho l'ultima Nintendo che ho avuto io 30 anni fa. Un'area di sosta vediamo. No, ma non c'è qua. Vabbè, appena troviamo un'area di sosta. Prima macchina posseduta. Oddio, ci ho avuto per poco tempo una Panda degli anni 90. Tutto bene, Thomas, ho mangiato il solito petto di pollo. Qualcuno è mai stato bannato? A voglia. Dove mi fermo, caspita? Ci fermiamo qua, va. Ok, allora, freno a mano, spegni motore, spegni i fari. Un attimino ci cuciniamo una bella pizza, ma aspetta un attimo, io voglio capire una cosa, ma sta benedetta cabina ce l'ha una luce? Buonasera a te, giochi. Ce l'ha una luce sta cabina qua? E no, queste. Una luce interna. Boh, non so. Freno a mano, differenziale, dashboard, motore. Boh, ma non ci sta. Farming 20 giocato, no? Allora, vediamo un po'. Qua dentro c'è una bella pizza. Vediamo la pizza, forno a microonde. E come ce l'ha a mettere la pizza nel forno a microonde, scusa? Ma la pizza è quella surgelata? Ah, mi sa che questa non è la pizza che va cucinata. Eppure è strano, eh. Eppure pensavo che questa andava cucinata.
Niente, la pizza non va cucinata, me la mangio e basta. Vabbè, mi sono mangiata la pizza, fate finta che l'ho cucinata. E se e non mi va di sicuro di dire la cosa più brutta che ho letto in live, diciamo. Aspetta, noi dobbiamo arrivare entro 6 ore. Sapete che vi dico? Che forse è meglio che dormiamo anche. Perché il mio personaggio è parecchio stanco. Ci mettiamo pronti per uscire. Ci facciamo 2-3 orette di sonno. E ripartiamo. Facciamo così perché il mio personaggio lo vedo parecchio stanco. Allora, spegni i dashboard. Lasciamo solo il riscaldamento acceso. E dopo mangiato ci facciamo un pisolino. Eh sì, Christian, a quanto pare. Allora, voglio dormire 3 ore. Ok. Ciao Andrea. Buonasera. Le funzioni vitali sono coperte dalla webcam. Sì, certo, Serena, la Helm Creek ha voglia che l'ho giocata. Ciao Alessandro, buonasera, ben arrivato. Esatto, Nicola. Sinceramente in questo gioco ci voleva la grafica. Qui ci voleva la grafica di Ark. Madonna, quella sì che è una grafica da paura. Qui ci voleva la grafica di Ark. Sarebbe stato stupendo. Io sinceramente spero che se, madonna, se fanno un altro Euro Truck, spero che ci mettono, diciamo, quel tipo di grafica lì, eh. Speriamo. Una grafica da paura, mozzafiato, ecco. Up and back, sì, l'ho giocata. Com'è lavorare con i parenti? Beh, alti e bassi. Ciao Johnny, buonasera. Comunque quell'incidente che è successo prima casualmente, quello mi farà perdere soldi da sto benedetto viaggio, eh. Ciao Moreno, buon fine settimana anche a te, a presto.
Spotify che... magazzini, lo capisco, però poi chi si compra invece la scheda video da 1000 euro che fa? Non c'ha la mega grafica? No, niente, nel gioco ovviamente, Mario, un incidente fantasma. Johnny, quello è per AM5, io non ho AM5. Io ho AM4, Johnny. Non posso montare il 7008. Hai visto, Nicolas? Quelle dovrebbero attirare, dovrebbero. Ah, ho capito, magazzino. Sì, Gogo, assolutamente. Ma magari ci vorrebbe proprio una grafica nuova, un motore grafico tipo Unreal Engine 5 ci vorrebbe qua. Sì, io e Poddy ci scriviamo ogni tanto, certo. Devo fare macello. E io se faccio macello non guadagno niente e non cambieremo mai camion. Qua non so ricco sfondato. Cos'era? Sembrava un fusto della spazzatura. Ok, stiamo arrivando. Quella è la città di destinazione. Stiamo andando all'aeroporto. Oh, bella Fabio! Eh beh, Nicola, eh. Perché hai portato di nuovo Off Bergman? Questa è diversa, è migliorata parecchio, Gioma. La prima non mi era piaciuta moltissimo. Ma allora è un vizio sbandare, oh! Ho visto un tipo sbandare male, dov'è finito? Dov'è finito? C'era una Jeep rossa che è sbandata. Buh! Ancora! Ma siete scemi! Cioè, ma non ho capito, ma quelli sbandano per cavoli loro e la colpa me la danno a me! Stiamo scherzando? Ma ogni volta che c'è un incidente la colpa è la mia, pure che succede 200 metri più avanti. Bah. Ciao Dario, tutto bene? Dario, buonasera. Top Gun, anche a te buonasera. Hai visto il film Over the Top? Non mi ricordo sinceramente. Vabbè Johnny, questo e quello se ne vanno 800 euro, da 300 si passa più del doppio, Buonanotte immagini, come buonanotte immagini Cristina? No, dietro non c'era nessuno, Christian. Comunque buonanotte a te Cristina, se stai andando. Ciao youtuberino. Ah sì, quello l'ho visto allora. Sì, quello sì, l'ho visto allora. Over the Top, sì. Ho capito. Quello che si gira il cappello, lui. Mario, qua c'è da preoccuparsi. Tutti dietro mi vengono. Non è una cosa positiva. Intanto io ho perso il 4% di carico qua. E zio Nick paga. Oh, c'è l'aereo. Ho capito Johnny, ma ci vuole una scheda madre nuova, ci vuole la RAM, Johnny. Quello è. Ci vuole scheda madre, RAM, che non so mica, non è che me regalano. E il 7800X3D costa 400 euro. Un 200 euro di scheda madre almeno, più un centinaio passa di euro per la RAM, se ne vanno 700-800 euro. Sono molto più di 300.
Mi dica, ciò tiene 39 anni. Ciao Sim Khalid, che gioco è? Alaska Road Truckers. Ah, ok, quello è il tizio dove devo consegnare, ok. Poddi? In che senso? Poddi quanti anni ha? Boh, che solo ricordo. 10 meno di me, penso 26 più o meno. Non lo so, Christian, sinceramente. Monopoli, sì, carino come gioco. Ma non lo so, Johnny, sinceramente. Non ho mai sentito che sulla M5 ci vanno le DDR4. Non mi pare. Allora, stacca questo e andiamo a consegnare il carico, ahimè, con i danni. $600 di penalità, mali mortacci vostri. Mortacci di sti tizi che mi vengono a schiantarsi contro. Che c'hai? No, lascia perdere, altri lavori. Non ora perché c'è il personaggio che c'ha di nuovo sonno. Cioè, piuttosto dormiamo nel car. Dormiamo. Dormiamo, recuperiamo le forze e poi pigliamo il lavoro, va. Boh, sì, ma non lo so. Tutto bene comunque, Frenzy. Ciao Hackdron, buonasera. Patrol Office, insomma, non è che mi piace tantissimo. Ho rotto le finestre. Magazzini hanno fatto tutto loro, io non ho fatto niente di che. Questo paga 5.000, signori, 5.000. Anche questo paga 5.000. Però non ho la licenza. Questo invece sì. Che faccio? Mi mangio un'altra pizza surgelata? Mi sa. Bentornato Cristiano, mangio un'altra pizza dopo 6 ore, va. Ciao Dario, buonasera. Allora, la pizza, ma la mangio subito. Anche perché stanno scadendo ste pizze, quindi. Durano meno... Ah, perché certo, perché se era surgelata era diverso. Giustamente. Che gioco è? È una specie di American Truck, però similare, ma in Alaska. Sì, Hack Drone, certo. No, pizza congelata che poi va messa nel forno a microonde, ovviamente, Nicola. C'è il forno a microonde nel gioco. Cioè, nel camion c'è il forno a microonde, ovviamente. Ciao Frenzy. Ah, ma ti ho già salutato, è vero. Ma che memoria che tengo. Eh sì, Asia, voglio anche provare altre mod su Market. Si può giocare in due in questo gioco? Mi pare purtroppo di no. Tu non giochi più con Bus 21. Io veramente in generale i giochi di autobus non li amo tantissimo. Cioè, te lo posso consigliare? Sì, se ti piace. A me piacciono più i trasporti merci che trasporto persone. Mi piace un po' più questo tipo di... diciamo. Buonanotte a te, Paolo, buonanotte. No, caspita, ho sbagliato tasto. Non devi togliere il buco. Voglio dire, che cosa qua. Mettilo dentro, Ok, collegamento effettuato. Vediamo, è tutto a posto.
Il carico mi pare in regola, possiamo partire. Aspetta un momento, io che parto. C'ho i fari rotti. C'ho un po' i fari scassati, gli do una sistemata manualmente. Ok, ho riparato i fari, c'ho alcune cose da riparare. Questo gioco su console non lo so sinceramente se c'è questo gioco su console. Allora, le catene non è periodo di mettere catene. Un attimino raga, facciamo una cosa, controlliamo un attimo la situazione qua. Radiatore a posto. Olio penso che c'è, l'olio penso che è tutto a posto. Questo gioco l'ho comprato su Steam, raga. Ciao Doitz Nick, ma ora che arriva l'estate farai ancora video col volante? Quello non lo so, Sim. Se fa troppo caldo effettivamente detesto usare il volante, webcam e quant'altro. Quindi certo, effettivamente Sim, può essere che non ne farò, è possibile, o magari raramente. Capisco Dario, no, non garantisco niente però. Qui c'è l'aeroporto di Fairbanks. Sì, c'ho un Logitech G29, sì. Road non mi piace granché. Sì, le multe ci sono e come. Visore, non ho alcun visore 3D. Ah, sono andato oltre un pochettino. Che ho mangiato? Petto di pollo. Io mi trovo bene con lo Logitech G29. Se sono allergico a qualcosa, boh, può essere, ma non lo so. In genere credo di no. No, ancora non ho beccato allergie fino ad oggi. Quello Nicola, sì, all'inizio 10 anni fa, più o quasi. Campo di petto di pollo, è il pollo che non campa, è lui quello che campa poco. Oh, io Minecraft non lo avvio da non ci sto giocando da molto tempo, non mi sta prendendo ultimamente. No, sono catanese, Hackdron. Oh, polizia. Come fa la polizia a stare dietro un guardrail? Cioè, boh. Oh, carburante. Mi servirebbe.
Aspetta, c'è un piccolo... Aspetta, andiamo indietro. In teoria dovrebbe andare bene anche qua. Sì, sì, ma anche ieri ho mangiato per le bolle, anche l'altro ieri. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Proprio c'è una voglia di vivere sto tizio in faccia stampata proprio. Allora, che ce n'avete birra che mi voglio imbriacare? Ma perché non avete birra? Acqua, energy drink, succo di frutta, latte. Latte è andato a male, che è sto coso? Birra, voglio birra, io mi voglio imbriacare. Dov'è la birra? Mannaggia, miseria, non me la vendono la birra. Mi bevo l'olio del motore, mi bevo, va. Che abbiamo qua? Oh, pizza, pizza eccola qua, pizza surgelata. Alla fine c'è da qualche parte, allora. Compra la pizza surgelata. Mi mangio per ora la scatola di tonno. Un'altra pizza surgelata voglio, vai. Cazzo. Che cacchio è sta tizia qua? Che l'aveva notato? Io entro. Questa è una birra. È fruct, boh. Qua vendono batterie. Ma ce l'ho già la batteria, non mi serve. Ok, t'ho già salutato, Actron. Buonanotte di nuovo nel caso, io ce n'ho a memoria proprio. E vabbè. Allora, vediamo un po'. Microwave, non devo, no, adesso no. Allora, conserviamo la pizza surgelata. Caspita, questa me la devo mangiare il prima possibile. Un momento. Ah, qua dentro dura un pochino di più. Caspita, me sono dimenticato, mi devo mangiare quella pizza perché sta andando a male. C'è una pizza che va a male, mannaggia. Sì, posso comprare altri camion, il problema è, diciamo, i soldi. Ciao Barbara! Sì, è più bello questo gioco, più dettagliato, più realistico, sì. L'unico problema di sto gioco sono gli incidenti, che alla fine gira e rigira è sempre colpa mia. È un po' che scatta, è un po' la grafica datata, per il resto è fantastico. Per il resto è un gran bel gioco. Magari ci voleva anche una mappa un pochino più grande. Ciao Anto, buonasera. Vabbè, questo gioco d'altronde non lo so, mi pare che è vecchiotto, eh. Emanuele, buonasera. Mo ci stanno anche le stagioni in questo gioco. Al momento siamo in estate. E tra un po' arriva l'autunno. E poi arriva l'inverno. Quindi probabilmente ci sarà la neve. Freddo, moriremo di freddo se non ci vestiamo come si deve. Ciao Cicchino, buonanotte. Ci dovrò mettere le catene alle ruote. Sì, Fallout certo che lo conosco. Ho giocato, mi pare, il terzo e il quarto. New Vegas, lo so, ci hanno fatto anche una serie adesso su Prime. Di che anno è non mi ricordo sinceramente questo giorno, di che anno è addirittura. Christian, buonasera. Gabri,
Io mangio sempre petto di pollo, io mangio quello che mi viene cucinato. Se non me ne fanno più petto di pollo non ne mangio più, va bene qualsiasi cosa. Cosa faccio? Un viaggio. Prossima live domani. Questo viaggio dovrebbe pagare 5.000 dollari, eh? Un bel gruzzoletto. Ti stai mangiando per cena un ghiacciolo? Beh, quella non è proprio una cena. Non lo so domani che porto il live. È già uscita in teoria, Riccardo, la beta. Oh, buonasera Magic. Ben arrivata Magic. Madonna, devo guardare la strada io, dovrei. Che cibo piace a me meno? A me come cibo, sinceramente l'unico cibo che proprio non sopporto è la panna sulla pasta. Se proprio parliamo di qualcosa che non mi piace proprio, zero totale, panna sulla pasta. Ma in generale anche il latte, cioè proprio latte, panna. L'unica panna che piace a me è quella sul gelato o la panna sulla torta. Solo quella piace a me di panna. Solo quel tipo di panna. Io praticamente la pasta la mangio solo con salsa, quindi il ragù, pomodoro, con l'olio. Formaggio. Formaggio a me piace. Deve essere un po' o piccante o salato, va. Liscio non mi piace. Non mi piace il gorgonzola. Mi piace il formaggio. E la panna sulle fragole, sì, la panna quella lì, la panna montata, insomma, quella sì. La panna liquida non mi piace. Il mio piatto preferito? Appunto la pasta. A me piace pasta. Che siano lasagne, che sia anche spaghetti, va bene tutto, basta che pasta. Mangio pasta tutti i giorni senza problemi. Ciao Fabrizio! Difatti oggi a pranzo ho mangiato i maccheroni con ragù. Oggi maccheroni con ragù e melanzane fritte a fettine, perché io le adoro sulla pasta le melanzane. Contrabbando l'ho portato da pochissimo, mi pare. Ciao Roberta, buonasera. Ogni tanto cucino, ultimamente no. C'ho mia madre e mio padre che cucinano e gli piace, quindi. 29 gradi a Milano addirittura. Qui più che altro è nuvoloso. Però va bene, non c'è caldo. Cioè non c'è freddo e non c'è neanche troppo caldo. Vedi, è come a me, Emanuele, io amo le melanzane fritte a tavola, nella pasta. Pure io, le voglio sempre. Se non ci stanno le melanzane, ma contento pure delle patate fatte a fettine. Cioè, le patate fatte a fette come le melanzane. Fritte sulla pasta, buone pure quelle. Tipo quasi come le patatine, ma un po' più spesse. Stacco alle 23, youtuberino. Ti sei mangiato la pasta al pesto con formaggio grattugiato? Buono, piace pure a me il pesto. Dove si vedono i soldi su questo gioco? Qua, quando apro l'inventario. Nick, devi portare il live off Bergman. No, Fabrizio, off Bergman. Cioè, certe cose mi piace tenerle solo a video, sennò poi non so che cosa fare a video. Se faccio solo tutto il live, a video non mi resta niente da fare. Ciao Fabio! I top 3 giochi miei preferiti, oddio, ma non mi viene in mente moltissimo, ti dirò adesso. Qual è il primo gioco che hai
per la prima volta portato su YouTube, proprio YouTube in generale, perché questo non è il mio, diciamo che il mio attuale canale YouTube non è proprio il mio primo canale YouTube, ne ho avuti altri due prima. Zucchine fritte ne mangi? Quelle meno, mi piacciono non tantissimo. Il primo video l'ho caricato nel 2008. E invece il canale attuale YouTube l'ho creato nel 2013. Comunque non lo so, nel 2008 il primo video che ho caricato, non lo so, forse era GTA Sant'Andreas, qualcosa di simile. Non mi ricordo, ricordo che avevo pubblicato un video di GTA Sant'Andreas solo con la musica piena di copyright oltretutto, perché a quei tempi chi ci capiva cosa? Qualcosa di simile. 23 anni fa, caspita, 23 anni fa, no? City Skyline 2 l'ho già portato, non mi fa tanto impazzire purtroppo. Mi è piaciuto di più il primo di City Skyline. Fra un poco esce Drag Simulator 2. Boh, vediamo, vediamo, Boeing, vediamo, vediamo, può essere. Gioma, boh, che se lo ricordo. Sono passati quasi 20 anni. Asia, vediamo, domani si vedrà. Se faccio quello, a dire la verità non ne sono sicuro. No. No, allora ho avuto altri due canali YouTube prima di questo e in uno ho caricato gameplay, sì, che poi però l'ho mollato per questo di adesso. Quindi sì, effettivamente ci sono gameplay più vecchi del 2013 che ho fatto io, però non li potete trovare né ora né mai, perché mi ricordo che quei gameplay li avevo messi non in elenco. Quindi se uno non becca, diciamo, l'indirizzo, non si trovano su internet. Diciamo, si possono vedere, ma bisogna avere il link, cosa che io non c'ho più. Buonasera, Tom. Andrea, che ti sei perso? Il primo viaggio, questo è il secondo. È coperto Boeing dalla mia webcam, è coperto. Aspetta, la webcam copre, aspetta. La caspiterina, aspetta. Vediamo se qua forse andrà bene. Comunque vabbè, in quel canale lì, in quel canale lì, quello che ormai si è perso, avevo fatto una serie sul primo Alan Wake. Avevo fatto una serie e avevo fatto anche una piccola serie su Skyrim e poi forse basta, non mi ricordo, ho fatto ben poco. Lo so, Dom. Ok, Joe Farmer, va bene. Tu sei del 2008, Gabri. Vabbè, il tempo vola. Di brutto. Io sono dell'87. C'ho più di 20 anni in confronto a te. C'è poco traffico, meglio. Le macchine sono pericolose qua. 8 anni di scuola? In che senso? No, no, commentavo pure, Nicolas, facevo i video commentati, sì. Notte, Paolo. Grazie. Nick, suoni o suonavi strumenti? No, 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 no.
Ciao, ciao a te, Gabri. Buonanotte. Meglio che c'è poco traffico. Meglio perché sono pericolosi. Ah, tu del 2007, Simone. Vedi, c'ho 20 anni più di te, caspita. Ciao Soar. Madonna mia. Ciao Annika, ciao Virgil. Ma vado per di qua. Che ne pensi di una 2080 Ti nel 2024? Va benissimo, se devi giocare full HD va benissimo. Come funzionano le stagioni in questo gioco? Non lo so, penso che un giorno sia un mese, non ne so sicuro però. Angelo, non lo so perché YouTube non ti manda più le notifiche, prova a vedere se sono attive, prova a vedere la campanellina, prova a vedere se è tutto attivo, non ti so dire. Forse Angelo, non lo so. Magari se per un po' di tempo non guardi i miei video, YouTube pensa che non ti interesso più e smette di mandartele. Penso che se comunque apri un po' i video, pian pianino riprenda a mandartele, non lo so. Ti piace GTA San Andreas? Sì, bellissimo. Nick, sono piuttosto deluso dal video di Pumping, cioè? E il magazzino, Stefano, pazienza, piano piano, che ti deludi a fa? L'importante è che comunque qualcosa l'ho presa. Prossimo anno fai 18 anni? Mi rendo conto, sì, che te devo dire, io ce ne ho quasi 40. Quando vengo in Salento non penso di venirci. Ciao Gioma, buonanotte. Hai tutto attivo e non ti so dire, Angelo, veramente YouTube non so che gli piglia. YouTube zitto zitto mi vuole fare fallire. Che ne so, raga, perché quando non arrivano le notifiche ed è tutto attivo è palese che è così, è normale che il canale mi va male. E purtroppo che vi devo dire, 300 e passa 1000 iscritti, ma se le notifiche non vanno c'è poco da fare. Se le notifiche non partono, a che serve avere 300.000 iscritti? Ma questo problema c'è praticamente da sempre. È da sempre che le notifiche quasi non vanno mai, quindi. No, sono anche su Twitch, Emanuele. Ciao Setki, faccio anche la livetta su Twitch. Finora che ti sei perso? Ti sei perso un incidente, più o meno. Una consegna. Le solite cose, carburante, dormire, mangiare. Ciao Antonio, tu sei... Come tu sei del 2002? Ah, per gamba, ok. Come, da quanto tempo che non faccio un viaggio? Ah no, viaggi io, sì, da quando sono tornato dalla Germania non ho più viaggiato. La vanilla di Minecraft, Dom, non mi fa tanto impazzire. A me l'unico Minecraft che piaceva era moddato. Sì, mi devo mangiare quella pizza già, vabbè, male che va, porca zozza qua come le... Aspetta, ci fermiamo qua e ci mangiamo quella pizza, va. Posso andare dietro? Dove sta quella pizza? Nel mio inventario? No. Madonna. Oh, come lagga. Ok, ce la dobbiamo mangiare in fretta, perché secondo me... Me la sono mangiata. Me la sono mangiata, apposta. Speriamo che non mi venga la diarrea. Non lo so se c'è il cesso in questo camion. No, per farmi che 25 non c'è assolutamente nessuna novità. Accendi i fari, sì. In Germania bene, tutto bene. Il mio anno migliore su YouTube, 2016-2017. Tank Mechanic, mi pare che non l'ho provato. Mi pare. Forse sì, invece, non mi ricordo bene. Potrebbe essere, Fonsi. Dici? Ah, ecco, effettivamente se le notifiche non arrivano, magari forse sul cellulare avete, che ne so, attivo non disturbare, qualcosa di simile.
Sì, mi sono sempre chiamato Nick praticamente, almeno da più di 10 anni. Io a Roma in vacanza, Asia, no. No, mi ti caccio, non è passato il live. Mi ti caccio, forse sta a guardare la partita. Non l'ho lasciato che stava a fare qualcosa. Ero con lui prima di andare in live. Forse stavo giocando a FIFA, mi ti caccio, mi pare. Mi pare che mi ti caccio stava giocando a FIFA. Sì, il Raft l'ho giocato, carino, ma non mi fa impazzire. Perfetto, magazzini. Non lo so io veramente perché. Non lo so. Che gioco è? Un gioco di camion simulativo, trasportiamo merci. Emergenza in 3D? Ho capito, magazzini. Oh, abbiamo un problema di olio, aspetta qua. Abbiamo la spia dell'olio. Frena! Sì, youtuberino, vediamo. No, non porto Sant'Andreas, ovviamente, raga, è vecchissimo. Caspita, dimmi che abbiamo dell'olio da qualche parte. Oddio, non abbiamo olio da qualche parte? Ah, ok, Nicola, ho capito. Olio motore, engine, olio motore. Allora sistemiamo sto problema. Che devo fare? Va bene così? L'ho fatto? Buh. Sì. Qui non ci entra, vero? Meno male che avevamo un po' di olio motore. Ok, ci abbiamo ancora mezza bottiglia. In caso appena è, ne compro un'altra. Aspetta un momento, mi sa che conviene dormire. Già che siamo fermi, dormiamo, va. Non più di 3 ore però. Ok, fame non ne abbiamo. Mi piace dormire. Beh, se c'hai sonno, sì, no? Penso.
Oh, Antonio! Ti seguo da 8 anni, continua così. Grazie mille, Antonio. Grazie del supporto, ti ringrazio tantissimo. Grazie. Buonasera se non ti ho già salutato. Grazie mille. 8 anni, 8 anni, il tempo passa, so un bel po' di annetti. Grazie del supporto, piano piano ci arriviamo sto processore. Allora, di dormire abbiamo dormito un pochino. Vediamo se riusciamo a farcela sta bella consegna. Mancano 180 miglia, 4 ore. Buonanotte youtuberino, buonanotte a te. Quanti soldi ho nel gioco? 31.000 credo. 31.000, quasi 32. Mi segui da Farming 13? Un bel pezzo, eh? Un bel po' di tempo, Farming 13. Quando chiamavo ringhiatore invece di ranghinatore, che ricordi? Adesso c'ho un Ryzen 9 3009, gran bel processore, ma più che altro però per il multitasking, per il gaming arranca parecchio. E voglio passare a un processore da gaming, no, non ad un questo è un processore da lavoro, e per il gaming fa fatica. Ti ricordi il ringhiatore, porca miseria? Buonanotte a te Simone. La un'altra live domani sera. Domani sera alle 21 un'altra live. Una a sera, tranne il lunedì che mi riposo un po'. Oh Madonna che paura. Devo credere che arriviamo senza fare danni? Daniele, ricordo anch'io, sì. Farming 13 è uscito quando è uscito praticamente Euro Truck 2 all'incirca, solo che Euro Truck ha continuato a ricevere aggiornamenti su aggiornamenti, invece Farming continua a cambiare gioco. Perché non mi riposo la domenica? Ma per me sì, alla fine Roberto è indifferente, però pensavo che la domenica, dato che eravate più liberi diciamo voi di me, cioè magari c'è più gente la domenica che il lunedì magari, no? Ah, grande Angelo. E allora praticamente da sempre, perché il primo video di Euro Truck l'ho caricato quando ho aperto il canale. Addirittura magazzini. Esattamente, Daniele. È più simulativo questo gioco. Ciao Filiberto! Sta cominciando a piovere, no? O c'è la nebbia? Mi sa che sta arrivando la nebbia, oh! Oppure tutte e due le cose? Vabbè Nicola, nel tempo si cambia un po' il modo di salutare. La live la comincio sempre alle 21. E sinceramente le barre lì Boeing non lo so a che servono, perché non so americano, non lo so.
E so quanto te, non so che so ste barrette. Buonanotte Simla Khalid. Non lo so se ci sono mod per questo gioco, sai, non ci ho mai dato un'occhiata. Beh, comunque diciamo che la minimappa mostra vari laghetti. Ci dovrebbero essere diversi laghetti qua, vedete? Si chiama il brano, non gli ho mai dato un nome, non lo so, non ce l'ha un nome. Siamo arrivati signori, sta piovendo. Non mi piace così. Sì, certo che mi piace il gelato, ovvio. Sì, Nicola. Ammazza, magazzini, ci dai sotto pesante, eh. Non lo so domani che porto, boh.
Ci penso sempre all'ultimo, ci penso. Buonasera, oh, sì, buonanotte, anzi, salve a lei, eccoci qua. Oh, niente multa stavolta. 5.003 puliti. Bene, meno un grado, fa fresco, eh. Allora, dunque, vediamo un po' com'è la situazione. Il mio personaggio vorrebbe dormire di nuovo. Però penso che possiamo partire di nuovo, eh. Che gusto piace a me il gelato? Oddio, beh... Fragola, ciliegia, ma un po' tutto in pratica, pistacchio. Comunque domani che porto non lo so, posso fare questo viaggio? È bello lungo, non lo finiremo oggi di sicuro, però intanto è un viaggio abbastanza lungo, va. Vediamo questo, non lo finiremo oggi perché per le 23 manca poco, però... Va bene, famo, dove arriviamo, arriviamo. Bella Angelo, bentornato. Del bus carino, ma non mi fa impazzire. Ho capito Fabrizio, è ormai un'abitudine. Non lo so Daniele, mediamente un viaggio dura qui, non lo so, finora ho fatto viaggi più o meno di 40 minuti, 45. Ok. Ho lasciato il motore acceso ma ho messo il freno a mano, eh. Ok. Non ancora, Francesco, no, me ne sono dimenticato. Non lo so Daniele se questo gioco supporta tre monitor. I FPS, giochi dove si spara in prima persona, mi piacciono poco. Infatti non li gioco praticamente mai. Già a sinistra, una confusione qua. Buonanotte Fabrizio, grazie della compagnia Fabrizio. Sì, esatto Nicola, a quei tempi un pochino sì, giocavo gli sparatutto. Un 10 anni fa giocavo Call of Duty, Battlefield, però già comunque, però anche a quei tempi li giocavo poco, eh.
cioè non ero un, già a quei tempi non ero un fanatico, li giochicchiavo, ma ultimamente decisamente non li gioco più. Ciao Fabio, buonasera, io compio gli anni a settembre. Nick, che succede se il PC diventa di fuoco? In che senso di fuoco? Che vuol dire diventa di fuoco? Ti surriscalda, dici? Beh, in genere non dovrebbe succedere nulla, Francesco. In genere i computer moderni si auto, come dire, si autolimitano per evitare il surriscaldamento. Questo Boeing, non lo so, cioè sto cominciando ad accumulare un po' di soldi, effettivamente devo capire come spenderli. Effettivamente comincio ad avere un po' di soldi, ma non so ancora come spenderli. Ah, ok, Daniele. No, io non ne bevo tisane, no, mai bevuto una tisana. Almeno non ci ho mai provato. E non ho detto il contrario, Jenny. Buonasera Bubino, buonanotte Paolo. Che giorno faccio il compleanno? Il 19. Tutto bene Bubino? Ok, i chilometri del tragitto sono scritti a sinistra in un punto, non so neanche io perché l'hanno messo lì, così a casaccio l'hanno messo là. Una bottiglia di sera come tisana. Certo Danny, ciao Lorenzo, buonasera, certamente, no problem. Buonasera Danny, buonasera a te Lorenzo. Il gioco si chiama Alaskan Road Truckers. Matt Sam, ti ho risposto. Comunque più che cambiare camion, secondo me bisogna capire come comprarne un altro, perché questo che fa, lo butto? Questo sarebbe buono se potevo se posso darlo a un altro dipendente magari, in modo tale che ne ho due, insomma, se fanno più soldi, no? No, Eurotruck domani ne tu. Ah, non lo so, forse video, perché è uscito alla 1.50, ma live no. Ti ho detto che faccio il 19 settembre, Matt. Stiamo andando belli lisci, belli, stiamo andando bene. Per ora la strada è bella, bella. Non è meravigliosa, però. Ma diciamo che siamo quasi. Adesso siamo quasi in autunno. Abbiamo appena finito l'estate. Ti sei iscritto Loto? Grande Loto. Grazie per il follow. Come quale? La beta, Enzo. Così mi hanno detto, è uscita la beta di Eurotruck, mi hanno detto. E devo provare. Che faccio dopo la live? Oh, forse me la vado un po' da medicaccio a chiacchierare. Notte a te, Loto, grazie ancora del follow. Buona nottata. Definitiva? Non mi sa che non c'è niente di definitivo, Enzo. Che cambia tra beta e normale? Che la beta in pratica devi scaricarla quasi tu, devi scegliere tu di scaricarla.
insomma, la beta significa che potrebbe avere dei problemi, quindi la scarichi manualmente tu, a rischio e pericolo che magari ti si bugga qualcosa. Normale quando poi dicono ok, non dà problemi, adesso la possono scaricare tutti. Il gioco dei zombie, Doiz, non è andato greche, ahimè. Ah, ok, Lodo, ok. Grazie anche a te, Jenny, per l'iscrizione. Ciao Antonio, buonasera. Midi sta per conto suo, non lo so. Non è né in live né niente, starà giocando per cavoli sua o guardando la partita, boh. Come faccio a comprare i giochi su Twitch? No, non ha senso, non compro niente su Twitch. Che cosa sto trasportando? Boh, materiali di riciclo, qualcosa di simile. Non lo so, terra o boh, roba di riciclo, non lo so. C'è scritto in alto a destra più o meno. Quello si può fare, Daniele, si possono migliorare i mezzi, già ci siamo stati una volta. Ci siamo già stati una volta nel meccanico. Ah, ok, Matt. $150, ok Matt. Francesco, video con Poddy quando Poddy vorrà fare video con me. Meglio questo gioco Euro Truck. Ah, sono belli tutti e due, però Euro Truck ovviamente è meglio ottimizzato, molti più mezzi. Però ci sono cose qui che purtroppo non ci sono su Euro Truck. Non l'ho mai provata, Francella Tisana. Trasportiamo scarti. Non lo so, io su Twitch sì, ci stanno giochi, ma non ci ho mai capito niente. No, in realtà è meglio comprare il camion, Daniele, perché se posso assumere operai, due camion significa far lavorare due camion, significa fare più soldi. È molto meglio comprare un camion. Jenny, ciao ancora. Euro Truck è sicuramente uno dei migliori, però peccato che non c'è quello che c'è qua. L'aggancio manuale, tutta la questione magari dei danni, il freddo, il clima. Ci sono parecchie cose qua che non ci stanno là. Poi Nicolas Liga. Più o meno, Angelo, all'incirca, sì, direi. Che fa freddo nel senso che ci dobbiamo mettere vestiti pesanti, accendere il riscaldamento nel camion. No, Matt, non ci giocherò più. Sta maledetta telecamera. Ancora purtroppo non l'ho provata la beta, me ne sono dimenticato. Hanno cambiato l'HUD? Magari se domani me ne devo ricordare. Me ne sono completamente dimenticato. Ti piacerebbe viaggiare? Sì, viaggiare mi piace, sì. Mi piace, peccato purtroppo mancanza di soldi, tempo, beh. Se c'erano i soldi c'era anche il tempo, sicuramente. Quindi diciamo principalmente mancanza di soldi.
Hanno cambiato tutto su Eurotrack. Devo provare. Marca trattore preferito. Bah, va bene, New Holland, Fiat Agri, va bene un po' tutto. Ripara le auto al massimo livello. Saluta il pubblico, si mette al lavoro. Acquista auto rovinate e poi le ripara. Con un'azione veloce come se fosse una danza. Su Car Meccanica è imbattibile. Cerca pezzi di ricambio per ripararli. L'auto più rotta diventa la più bella. Nel gioco simulato le sue doti brillano. E tutti lo ammirano per il suo tocco magico. Ehi, il meccanico virtuale. Acquista e ripara auto al top. Ehi, Nick, la tua fama cresce. Il meccanico vincente del mondo digitale. Nick, acquista le auto danneggiate per poi rivenderle in ottime condizioni sulle strade virtuali. Tutti ne parlano come il mago delle riparazioni e il suo talento. A proposito di riparazioni, che ho bucato? Una gomma ho bucato? Ci abbiamo problemi con una gomma, dobbiamo capire quale. Forse abbiamo bucato, non lo so, segna in giallo un problema con una gomma. Ma bisogna capire qual è la gomma che ha problemi. Non, prossimo farming speriamo che esce a fine anno. Eh sì, purtroppo gli shorts, Antonio, è una cagata pazzesca secondo me. Difatti oggi YouTube mi ha fatto fare un sondaggio e mi hanno detto pensi di fare shorts? Ma penso proprio di no, gli ho detto. Ma penso proprio di no. Ok, Cosimo. Nicolas. Ma devo capire qual è il problema con la gomma. Io non so neanche se abbiamo gomme di riserva qua, non ne so niente. Sarà l'usura delle gomme. Notte Cristian. Non credo di aver bucato perché pare che tutto va. Ciao Mario. Eh sì, Francesco. Ogni gioco c'ha i suoi difetti alla fine. Ciao Vittorio. C'è stato... Ah no, lavoro in corso qua. Pensavo un incidente, invece lavoro in corso. Comunque stiamo andando belli veloci, ci siamo fatti già quasi mezzo viaggio e ancora abbiamo 15 ore per arrivare. Certo, vabbè, il mio personaggio tra poco c'ha sonno e c'ha fame. Ma tanto mo tra poco che stacco, appena becco un'area di sosta, vediamo. No, più avanti, dov'è? Cos'è questo? Vediamo cosa c'è qua. Allora, vediamo un po' di capire la situazione. Tanto ormai sono quasi le 23, quindi magari parcheggio qua per staccare. Allora, spegni motore, devo capire un paio di cose. Vabbè, innanzitutto mangiamo. Allora, innanzitutto facciamo mangiare il personaggio, quindi pizza surgelata, tira fuori la pizza, mettila nel forno a microonde. Cos'è il raid? Il raid è portare delle persone da una live ad un'altra live. Ciao Andrea. Ok, la pizza è pronta. Pizza calda. Mangia subito.
A posto. Quasi quasi facciamo anche il pisolino già ora. 8 ore, 8 o qua 5 ore dovrebbero bastarmi. Eh sì, Antonio. Allora, ho mangiato, ho dormito. Peccato che sto gioco non si fa pipì. Allora, vorrei capire qual è il problema con la gomma. C'ho un problema con una gomma. A capire qua quale. Come faccio a capire qual è la gomma che ha problemi? Boh. C'è una gomma che ha problemi. E qua parla solo di catene. Non ne ho la più pallida idea. Non lo so come. Non lo so la storia della gomma. Mi sa che l'unica cosa che posso fare è andare da un meccanico per far risolvere il problema delle gomme. Il meccanico più vicino. Almeno per la prossima volta, quando poi faremo la prossima live. Modo caspita sta un meccanico in zona. Bella domanda. Non ne ho la più pallida idea di dove sta il meccanico. Non ne ho la più pallida idea. Poi la prossima volta cercheremo di capire dove sta sto meccanico. Un sasso bloccato tra le gemelle, dici? Non mi posso abbassare. Non mi posso abbassare. Non c'è sta cosa. Ma no, non c'è niente bloccato tra le gemelle. O forse queste gemelle. No, non credo. Non lo so. Boh, poi la prossima volta cerchiamo di capire dove sta il meccanico, va? Allora, in teoria posso fare salva partita da qua, no? Salva partita. Ok, in teoria ho salvato la partita. Vabbè, ragazzi, allora io dai stacco, perché tanto ormai ci siamo fermati, siamo a posto. Poi la prossima volta, ripartiamo, insomma, no? E finiamo il viaggio e cerchiamo di capire come risolvere il problema. Allora, ragazzi, quindi io concludo qui. Spero che la live vi sia piaciuta. E vi ringrazio naturalmente per gli abbonamenti, le donazioni, le iscrizioni e quant'altro. Ci becchiamo poi domani sera alle ore 21, va bene? Ragazzi, buonanotte a tutti voi, a domani sera, a domani.